Grazie. Accanto al decreto legge abbiamo approvato anche un disegno di legge molto importante, è stato portato in Consiglio dei Ministri dal Ministro De Girolamo, che ha a che vedere con il tema dell'utilizzo, del risparmio del suolo, dell'utilizzo quindi con un'attenzione molto forte al rispetto e alla riduzione dell'utilizzo del suolo per quanto riguarda appunto un paese come il nostro che è estremamente fragile e che quindi va molto rispettato. Quindi do la parola al Ministro De Girolamo per presentare il provvedimento. Grazie Presidente, sarò brevissima. Io ringrazio anche il Ministro Orlando, Lupi e Brai per il lavoro fatto fin qui. È un provvedimento, è un disegno di legge importantissimo perché ovviamente passiamo dall'uso selvaggio dei territori alla conservazione consapevole. Ovviamente cambia l'approccio, innanzitutto cambia l'approccio culturale. Noi abbiamo tenuto presente anche le indicazioni che ci vengono dalle regioni per questo provvedimento. Credo che noi dobbiamo preservare il terreno e quindi stiamo mettendo un limite all'uso del consumo agricolo per evitare che tutte le operazioni di cementificazione fatte in questi anni trovino un freno. Io lo dico alla presenza del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, la difesa della terra non è una battaglia di destra o di sinistra, è una battaglia giusta che facciamo per i nostri figli, perché tutela anche dell'ambiente, della salute, dei paesaggi, quindi credo che proprio culturalmente questo disegno di legge segni un inizio molto importante, una certa sensibilità anche verso il riuso dell'edilizia che viene fatto in questo Paese. Grazie. Grazie.